Non ho solo un'esperienza simile a quella dei passeggeri di un aereo i quali scoprono in mezzo al cielo che la cabina di pilotaggio è vuota, per citare Guy Debord. Oggi il centro di controllo è diventato occulto, mai occupato da un leader conosciuto o da una chiara ideologia. Secondo, diventa sempre meno chiaro cosa dovrebbe fare un organismo, qualsiasi organismo, per migliorare il mondo nell'improbabile eventualità che abbia sufficiente potere per farlo. Le immagini di una società felice, dipinta a tinte forti e da più pennelli nel corso dei 6 secoli passati, si sono dimostrate tutte progetti irrealizzabili o nei casi in cui il loro arrivo era stato annunciato, in realtà invivibili. È stato dimostrato che ciascuna forma di progetto sociale produce tanto miseria quanto felicità, se non di più. Ciò vale in ugual misura per entrambi i principali protagonisti, l'ormai decaduto marxismo e l'attualmente in voga liberismo economico, come Peter Drucker, uno dei più estremi sostenitori dello Stato liberale, ha osservato nel 1989. Anche il laissez-faire promise salvezza da parte della società. Rimuovere tutti gli ostacoli al perseguimento del profitto individuale produce alla fine una società perfetta, o quantomeno la migliore possibile, e per tale motivo la sua spavalderia non può più essere presa sul serio. Per quanto riguarda i suoi un tempo agguerriti rivali, il quesito posto da Jean-François Lyotard: che genere di dottrina può mai concepire Auschwitz? Quale parte di un generale processo di emancipazione universale? Resta come prima senza risposta e tale continuerà a restare. Il tempo del discorso di Josué è ormai tramontato. Tutte le visioni già dipinte di un mondo tagliato su misura appaiono sgradevoli e quelle ancora non disegnate sono sospette a priori. Oggi viaggiamo senza avere alcuna idea della meta finale. Non siamo più alla ricerca di una buona società, ma neanche sappiamo bene cosa nella società in cui viviamo ci rende disattenti e bramosi di correre. Il verdetto di Peter Drucker: nessuna più salvezza da parte della società. Chiunque proclami oggi l'avvento della grande società, come fece Lyndon Baines Johnson solo 20 anni fa, verrebbe amabilmente deriso. Ha catturato appieno lo spirito dell'epoca. L'infatuazione moderna per l'idea di progresso, con la sua possibilità di creare la fine alla vita, scusate, al fine di renderla più soddisfacente e dunque migliore, non è tuttavia svanita ed è improbabile che svanisca a breve termine. La modernità non conosce altra vita che quella creata. La vita dell'uomo moderno è un mandato, non qualcosa di dato, un mandato ancora non pienamente espletato e che chiede sempre maggiore cura e rinnovati sforzi. Casomai la condizione umana nella fase di modernità fluida o di capitalismo leggero ha reso ancora più saliente tale modalità di vita, e il progresso non è più un'unità di misura temporanea, è una questione ad interim, destinata al fine presto a produrre uno stato di perfezione, vale a dire uno stato in cui tutto ciò che doveva essere fatto è stato fatto e non occorre più cambiare nulla.